Arezzo un tempo è il nuovo appuntamento che il fotoclub La Chimera regala, possiamo dire, alla città di Arezzo, un viaggio nella storia e nel tempo, oltre 100 anni di storia nelle foto che sono qui esposte. Sì, si abbraccia un periodo che va dal 1896 fino al 1962. Beh, il periodo è casuale perché noi abbiamo avuto questa fortuna di avere queste fotografie che sono particolarmente interessanti e affascinanti e abbiamo deciso di esporle proprio perché penso che ai nostri concittadini gli faccia particolarmente piacere rivedere la loro storia. La mostra fino a quando resterà aperta e in che orari? Dunque, questa è una mostra collaterale alla foto antiquaria che ci sarà domenica mattina e anche alla fiera antiquaria prossima 1 e 2 ottobre. E comunque questa rimarrà aperta fino al 16 ottobre per tutti i fine settimana. Che fine faranno poi queste foto che raccontano Arezzo in tutte queste sfaccettature? Queste foto, come tante altre delle nostre mostre, verranno messe in una scatola per ora e rimarranno lì, fin tanto che qualcuno non si deciderà a esporle in modo permanente in un ambiente che racconti tutta la storia di Arezzo. L'altra possibilità, anzi no, l'altra certezza è che queste foto sono in internet e nel nostro sito attuale www.fotoantiquaria.it e questo sito tra un mese circa verrà presentato nella nuova versione molto bella, molto più accattivante di quella che è oggi. Sindaco, è stato tra i primi a visitare Arezzo nel tempo, questo viaggio nella storia. Insomma, bellissimo. È davvero un bel regalo quello che ha fatto il fotoclub con questa mostra. Assolutamente, sono foto che vanno dal 1886 fino praticamente all'immediato dopoguerra, cioè la più recente del 62 se non ricordo male. Sono tutte immagini, a parte che sono belle in assoluto, ma affascinanti perché ci fanno vedere un Arezzo com'era, nella quale noi aretini cerchiamo di riscoprire prima di leggere la didascalia che posto era. E si vede che la città è cambiata, è molto cambiata ma è rimasta sempre comunque bellissima e il fascino però del com'era rispetto a com'è è veramente insuperabile. Credo che dovremmo dare una degna collocazione definitiva a queste immagini che oggi fanno oggetto di una mostra che rimarrà aperta per un certo tempo con un orario in modo da poter essere fruita dagli aretini e dai turisti. Ma penso che vista l'importanza storica e documentaria che hanno queste immagini si possa pensare a una collocazione dove possano rimanere permanentemente.